Ben ritrovati a Tech Magazine, rubrica settimanale del Polo Tecnologico Lucchese. Qui a Lucca sta per iniziare uno degli eventi più amati da tutti noi cittadini e non solo. Da venerdì 29 ottobre fino al 1 novembre si terrà nuovamente in presenza il Festival Lucca Comics and Games. Molti saranno gli eventi nell'evento e molti di questi fruibili su Twitch. È proprio di questo social network che vogliamo parlare oggi e lo facciamo con Vito Ballarino e Federico Mocciaro di Lucca Crea, responsabili entrambi dell'area digital. Ciao Federico e ciao Vito. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ben trovati. Allora Vito, parto da te e ti chiedo subito cos'è Twitch e come funziona. Beh, Twitch è uno dei nuovi canali sicuramente che rappresenta il cambiamento digitale che negli ultimi anni ha preso piede partendo dal settore del videogioco e dal mondo del gaming e che adesso sta interessando tutti gli altri settori, non solo della cultura pop, della pop culture, ma anche settori non convenzionali, ad esempio il mondo della cucina. È un media attraverso cui creator, che sono produttori di contenuti a tutti gli effetti, come dire, generano contenuti in un rapporto, in una relazione con il pubblico, che è una relazione nuova in cui il pubblico non è soltanto, diciamo, fruitore del contenuto, ma diventa coautore del contenuto stesso. È un media in cui, diciamo, siamo tutti chiamati a diventare scrittori di quello che sarà poi l'evoluzione dei contenuti che vengono trattati. Ecco, ma come accade questo nello specifico? Si parla di interattività, appunto, ma cosa significa? Io, utente, sto assistendo a un evento in diretta, posso interagire con tutti gli altri che, come me, lo stanno seguendo? Scusa la domanda banale, ma per capire bene. Assolutamente sì. In realtà il rapporto tra autore e coautori, io li definirei così, creatori di contenuti, è un rapporto che si genera anche al di fuori della stessa piattaforma, nel senso che nella relazione di produzione di contenuti nei settori di cui parlavo accade proprio questo, c'è una continua relazione tra i creator, le nuove uscite dei mondi e dei settori di cui parlavo e il proprio pubblico, e quindi c'è, come dire, una occasione in cui il pubblico influenza la generazione del contenuto e l'importanza dei contenuti che diventano scalari e poi affrontati dai creator, e i creator attraverso la relazione col proprio pubblico scelgono i contenuti di cui parlare ed approfondire. Su Twitch lo fanno attraverso una chat in cui c'è un'interazione continua e costante. Twitch ti dà l'opportunità quasi di entrare in casa, è come se fossi lì con presente col tuo creator, lo guardi, interagisci quasi nel suo spazio domestico e con lui ascolti e operi alla partecipazione di costruzione dell'analisi dei contenuti, che siano videogiochi, fumetti, serie TV, cinema o altro. Ecco, molto suggestivo quello che ci hai appena detto, e a proposito di Twitch, l'hai già accennato, l'audience, diciamo, del gaming, del mondo gaming, è molto importante e immagino che sia qui il punto di contatto tra Twitch e Lucca Comics and Games. Ci potete dire qualcosa di più, fare degli esempi di collaborazione? Sì, certo, su questa tipologia di attività comunque sì, viene svolta Lucca Comics and Games per diciamo, coinvolgere non solo il pubblico del gaming ma anche un pubblico un pochino più ampio. In questi ultimi 3 anni, come abbiamo visto, si è sviluppato moltissimo, soprattutto anche sulla parte di film, movie, comics e non solo, proprio perché i creator, ovvero i creatori di contenuti che sono sulla piattaforma, per variare, per abbracciare un pubblico più ampio, hanno deciso di portare durante queste live streaming che svolgono quotidianamente. Quindi questo ha permesso anche a fiere come Lucca Comics and Games di poter cercare di introdurre delle attività di questo genere, che prende queste categorie qui, insomma. Ecco, chi sono gli host del canale Twitch Lucca? E vi chiederei anche di spiegare cosa significa essere gli host e chi gli streaming partner.
Allora, abbiamo usato appunto quando ci avete chiesto di cosa avremmo parlato, host, streaming partner, andando forse troppo nel tecnico. Gli host sono quelli che, i presentatori, no? Diciamo, i relatori. Noi nel gergo chiamiamo host, comunque sia. E quest'anno abbiamo la grande, diciamo, opportunità di avere Claudio Di Biagio. Roberta Sorge, che è una illustratrice, e Curolili Sara Stefanizzi, che è una ragazza che all'interno del mondo di Twitch ormai è da anni navigata, ha veramente un'ampia fan base e ha sviluppato insieme a tutti quanti i ragazzi che sono all'interno di Twitch Italia la piattaforma, migliorandola e dando i propri consigli. Quindi abbiamo questa grande opportunità di lavorare con loro. Mentre abbiamo gli streaming partner invece che sono società che lavorano all'interno di settori diversi, quindi narrative fantasy, comics, tabletop, cioè giochi da tavolo, cultura pop generica, movie, che abbiamo identificato come appunto streaming partner. Quindi dando a loro la possibilità di curare alcuni programmi molto interessanti del palinsesto di Luca Comics and Games, che con Vito abbiamo pazientemente cucito addosso alla manifestazione, e creando appunto un canale principale che sarà su Luca Comics and Games di Twitch, e dando poi ai nostri streaming partner appunto attività da fare in parallelo. Bene, allora ringrazio Vito Ballarino e Federico Mocciaro per tutte le informazioni che ci avete dato su Twitch. Vi ringrazio per la partecipazione e vi saluto. Grazie. Grazie a voi. Grazie, ciao. Luca Comics and Games, lo ricordo, avrà inizio il 29, rallegrerà tutta la città fino al 1 novembre. È una delle maggiori manifestazioni al mondo dedicate a fumetti, giochi, videogiochi, letteratura, fantasy e animazione. Bene, non mi resta che augurare a tutti un buon divertimento e alla prossima settimana.